Salve a tutti, bentornati ai nostri appuntamenti con il Festival della Salute Globale online ancora per il momento. E il nostro appuntamento di oggi, Global Health Now, ha il piacere di ospitare il professor Gustavo Pietropoli Charmé, con cui parleremo circa un'ora essenzialmente su quale possa essere stato, se c'è stato un impatto della pandemia sugli adolescenti, se c'è stata attenzione o la dovuta attenzione nei confronti degli adolescenti in questo periodo di pandemia, o se in realtà sono stati un po', potremmo dire, bistrattati dalla comunità, dalla società e dalle attenzioni familiari o anche scolastiche e della società. Poche parole importanti sull'onore di avere con noi il professor Pietropoli Charmé. Il professor Pietropoli Charmé ha una lunga carriera clinica e una lunga carriera accademica come psichiatra e come psicoterapeuta dell'adolescenza, prevalentemente a Milano. È un autore prolifico di numerosi libri pubblicati anche per la casa editrice La Terza. Tra questi ricordiamo molto interessanti, anche evocativi da un punto di vista di argomenti: L'insostenibile bisogno di ammirazione, Fragile Spavaldo, Ritratto dell'adolescente di oggi, Le ragazze sono cambiate. Poi gli chiederemo anche forse se e perché, e Cosa farò da grande, un po' che insiste e si focalizza sul futuro da un punto di vista dei giovani. Gli aspetti più salienti della sua carriera: diciamo, attualmente svolge attività importanti nella cooperativa Il Minotauro, sempre a Milano, dove si occupa di disturbi dell'adolescenza, nella Fondazione CAF, Centro Aiuti Genitori e Figli, dove svolge la sua funzione come psicoterapeuta dell'adolescenza. Professore, grazie di essere con noi. Iniziamo a parlare di questo argomento chiedendole, prima di tutto, se secondo lei i giovani sono stati attenzionati in questo periodo di pandemia o no, se gli adolescenti hanno avuto le dovute attenzioni in questo periodo. Ma in generale direi di no, almeno a livello di comunicazione generale, globale della comunità sociale. Poi a livello di famiglia, della singola scuola, del singolo gruppo, del quartiere, dell'associazione, naturalmente sì, però forse è mancata una comunicazione diretta, proprio diretta a loro, al loro mondo, al loro modo, un lungo periodo in cui non potevano non prendere atto del fatto che in famiglia e dappertutto, nel quartiere, nei mass media, insomma, trapelava una preoccupazione importante su come sarebbero finite le cose, perché potevano finire male, erano messe molto male, no? Quindi, ecco, quindi io ho sentito un po' la mancanza di una comunicazione specificamente rivolta a loro. Bastava poco, in fondo, no? Giustificare il lockdown non come una punizione, una privazione che cade dall'alto, no? Una specie di sanzione perché a quell'età non ci si può più divertire, basta adesso tutti in ginocchio, no? No, è che effettivamente si poteva dire loro che era proprio importante che loro non accettassero di diventare i burattini di una bestia, no? Che non accettassero di lasciare occupare il loro corpo da una miriade di animaletti che li volevano colonizzare per riprodursi, stare al calduccio, mandarci tutte le loro cellule, insediarsi in un loro organo e farsi portare il più vicino possibile a tantissimi altri giovani per poterli infettare tutti quanti. Allora, per un giovane, una battaglia per l'indipendenza, l'autonomia, no? Il non diventare una colonia vivente di animaletti che vengono fuori da un pipistrello, poteva suscitare una reazione di grande mobilitazione, anche di paura. Ma io non credo che bisogna nascondere né la morte, né le malattie, né i traumi. Anzi, no, forse li proteggiamo un po' troppo i ragazzi. Quindi anche ogni tanto, in un'occasione così strepitosa, no? Impensabile, imprevista, mai vista nel corso della nostra vita, per esempio anche nel corso della mia, è solo il ricordo di guerra di quando era bambino che evoca la vita in rifugio, eccetera, no? Però insomma, in linea di massima è mancata una comunicazione rivolta a loro e in realtà gli è stata portata via quasi tutto, perché la scuola, lo sport, la cultura, l'abbraccio, il trovarsi insieme la notte, la sera, insomma, la clandestinità, lo scomparire dallo schermo educativo della famiglia, sempre sotto gli occhi del papà e della mamma, insomma, gli è stato portato. Volendo, volendo, potrebbero chiedere anche loro un risarcimento, come lo chiedono gli adulti che non hanno potuto lavorare, quindi non hanno potuto guadagnare, quindi adesso non sanno come fare
andare avanti, eccetera. Però in realtà se la sono cavata abbastanza bene e forse ci hanno più guadagnato che perduto. Però il trauma c'è stato, quindi è giusto chiedersi, ma sto trauma rimane lì così gratuito oppure avrà delle conseguenze o ha avuto delle conseguenze, magari anche positive, trasformative, maturative, perché certi traumi hanno questa funzione. Però insomma, io credo che si sarebbe potuto approfittare dell'occasione per fare un passo avanti in tema di educazione alla salute, educazione alla prevenzione e in fondo anche educazione alla morte, no? Prepararsi a vedere l'intreccio strettissimo fra la vita e la morte. Perché è una cosa così evidente che la morte era arrivata era dappertutto. Bisognava chiudersi in casa, come Anna Frank, e non farsi vedere, non farsi prendere, perché volevano portarci via tutti quanti, metterci dentro quelle belle bare che sfilavano tutte le notti sotto la finestra di casa mia e andare, perché non c'era più posto nei cimiteri. Quindi, insomma, non è che sarebbe stato abusivo parlare della morte, no? E di come la morte è lì e noi bisogna che stiamo sempre dalla parte della vita. E i giovani su questo potrebbero ruolarsi con grande responsabilità. Difendiamo la vita e lottiamo contro la morte, pur sapendo che è inesorabile. Allora, lei già ha toccato diversi temi molto interessanti parlando di questo. Due aspetti, sentendola, su cui vorrei focalizzare un pochettino sono i cambiamenti che lei ha detto da un punto di vista di relazioni familiari, di famiglia, quindi vivere dentro casa con una famiglia che magari per 16 anni sì e no hai visto tuo padre, sì e no hai visto tua madre, e vivere 24 ore su 24 per periodi molto prolungati dentro casa con la famiglia. Quindi la prima domanda è quanto questo possa aver agito sui giovani, che tipo di risposte lei ha visto essere generate da questa relazione famiglia ragazzi, posso dire migliorative, magari peggiorative, quindi questo è il primo focus che le voglio chiedere. Come la pandemia, quindi come questa convivenza forzata in un momento particolare come l'adolescenza sia stata vista da parte dei ragazzi e anche da parte dei genitori, ovviamente. Sì, questa è una delle prime sorprese fra le tante che ci hanno riservato i ragazzi in questa occasione, no? E cioè, in fondo, di aver elaborato pacificamente una convivenza che di solito durante le vacanze, o sabato e domenica, accolgono molto volentieri, si stanno volentieri con i loro genitori, non li vedono mai, no? Finalmente a volte, naturalmente non è sempre così, ci sono aree di elevata conflittualità, ci sono famiglie difficili, scomposte, ricomposte, separate, con fratellastri, tante complicazioni dove l'essere costretti a stare giorno e notte sempre chiusi nello stesso appartamento con anche della gente con le quali abitualmente non si va d'accordo è ovviamente un problema, ma generalmente non è andata così. Generalmente è stata una scoperta per tutti il fatto di scoprire, come dire, il lato casalingo, domestico, culinario, gastronomico del padre, no? E una madre un po' più tranquilla, un po' più presente, no? Un po' meno impegnata, sempre molto indaffarata, perché le cose che la mamma ha da fare sono miliardi. Però, insomma, e credo che questo, cioè la famiglia mononucleare, piccola quindi, proprio ristretta, padre, madre, figlio generalmente, che abitano in un appartamento magari alla periferia, in un condominio, no, no? Ma dove sono loro tre da soli. Generalmente questa famiglia qua ha al proprio interno un livello di conflittualità bassissimo, perché il padre è, come dire, disarmato, non è il padre, no? Padre padrone, il padre della legge, il padre del potere di un tempo. La madre lavora molto, eccetera, praticamente in casa non c'è quasi mai nessuno fino alle 5 alle 6 di sera. Il figlio, se vuole tornare, entrare in casa, bisogna che si porti dietro la chiave a 10, 11 anni, 12 anni. Quindi questa occasione qua ha riservato questa possibilità qua, no? È sempre domenica, sono sempre tutti a casa, ci si alza tardi, si fa da mangiare assieme e dopo si sta lì perché non si può uscire. Quindi film, televisione, giochi di scatola, no? Ho visto nelle case accendersi questa possibilità di giocare assieme con altre famiglie attraverso Skype, internet, WhatsApp, eccetera. Quindi con giochi che si accendevano. No? Ecco, questo è stato, come dire, un collaudo del fatto che effettivamente la nuova famiglia, la famiglia affettiva, la famiglia con la madre postmoderna, il padre accuditivo, il figlio unico, in occasioni come queste
se la cava abbastanza bene. Ecco, se la cava abbastanza bene. Certo, hanno scoperto come si possa rinunciare a tutta una serie di attività e di incombenze e di una graduatoria di faccende che bisogna assolvere e sbrigare, che in realtà sono rinunciabili, no? E ognuno ha potuto ritrovare una propria intimità, una propria vicinanza al sé, eccetera. Certo, i ragazzi avevano una risorsa segreta, e se non ci fosse stata quella, non so come sarebbe andata, no? Risorsa sì. Segreta, che cosa intende? La risorsa segreta è che i loro amici erano nascosti, ma la casa era piena dei loro amici, del loro gruppo, della loro scuola, del loro gruppo sportivo, anche dei loro amori o delle loro guerre, eccetera. Perché attraverso internet il gioco, è una roba importante, si gioca in tanti, anche con gli stranieri, eccetera. La relazione di amicizia è una faccenda importante, fra l'amicizia reale e l'amicizia virtuale. Io ho l'impressione che nell'amicizia virtuale, non potendo fare niente, perché sono lì, a parte la pandemia, anche normalmente di notte, non possono fare altro che scriversi, parlare, e cioè approfondire la relazione, conoscersi. Non è un caso che in internet scocchino tanti amori, e ci sono persone a cui chiedo, ma tu dove l'hai conosciuto? Tu in internet? Ecco, appunto, allora, no? È una fucina. E devo dire che credo che questo sia stato per loro il fatto che non hanno sofferto della cosa più importante alla loro età, cioè l'amico, il gruppo, eccetera, perché ce l'avevano, e ce l'avevano con le modalità specifiche che loro già adoperavano, magari ha favorito, no? Questo clima di mestizia generale, dove tutti quanti, se parlavano, parlavano sia allegramente ma anche seriamente, forse un po' più seriamente, forse un po' più intimamente del solito, no? Forse con un po' più di confidenza. Quindi i ragazzi con cui ho parlato, quelli che vivono in famiglia, mi hanno tutti quanti confermato l'importanza che ha avuto per loro non tanto i social, ma proprio la possibilità di comunicare a uno, oppure certe chat riservate della loro classe, del loro gruppo, eccetera. Cosa che alcuni mi dicono, perché i suoi tempi non c'erano queste cose, quindi lei non può capire. No, io è vero che non posso capire fino in fondo, però ho fatto un'esperienza che è stata per me di grande apprendimento, cioè quando ho trasferito i ragazzini che seguo in psicoterapia o comunque in consultazione e sostegno, dall'incontro vis-à-vis all'incontro in Skype, in WhatsApp, eccetera, sono rimasto sbigottito dal fatto che non solo era sostitutivo del fatto che se no non ci sarebbe potuto vedere, ma era di più, era meglio. Questo mi ha veramente colpito, perché si parlava seriamente, non c'era più pettegolezzi, era come se ci fosse poco tempo e si dovesse quindi approfondire. Io non credo che sia stato il mezzo a creare questa situazione, io credo che sia stata la pandemia, il clima generale, in quel clima lì, un colloquio con ragazzi che seguo a volte da molto tempo, no? Si è improvvisamente approfondito. È come se fosse aperto un nuovo capitolo e venissero affrontati argomenti di cui non si era mai parlato, perché erano sepolti e invece pian pianini in quel contesto lì erano emersi. Vedremo come andrà a finire, se è la pandemia che favorisce questo benefico effetto per quelli che fanno il mio mestiere, oppure se effettivamente la relazione in remoto così però. Il fatto sta che io esco da questa esperienza interrogandomi seriamente sul fatto da perché non lavoro sempre così, perché devo prendermi la briga di prendere il tram, no? Perdere un sacco di tempo, eccetera. Ho fatto un censimento, siamo in tanti nella nostra associazione, siamo più di 100, chi è che vuole tornare in ufficio e così ci prepariamo, chi è che vuole continuare, per carità, la maggior parte, cioè nella la mia sezione, 15 su 15 hanno preferito continuare a rimanere a tempo indeterminato a lavorare così. Quindi vuol dire che non solo c'era la comodità, perché poi ne abbiamo parlato seriamente, ma c'era l'impressione che valesse la pena di approfittare dell'occasione per sfruttare questa impensabile serietà, profondità, intimità, confidenzialità, eccetera. Allora questo mi ha fatto pensare, ma allora, se è così nel colloquio psicoterapeutico, sarà ancora di più
così nel colloquio amicale o nel colloquio amoroso con i loro coetanei, no? Sarà un'occasione in cui, essendo proibito di vedersi personalmente, non rimane che questo, ma questa soluzione della videochiamata o del sentirsi o del chattare acquista una specificità, una profondità e un valore particolare. Ecco, questa è la loro arma segreta, no? Con cui hanno potuto non soffrire dell'assenza degli amici. E in fondo, neanche delle dosi omeopatiche di scuola, no? Che a distanza ha cercato di raggiungerli, bene o male, non sempre, non ovunque, ma insomma io ho visto, no? Con mia grande sorpresa, mi sentivo rimbombare nell'appartamento vicino la voce di uno sconosciuto, che era la voce di un professore che faceva lezione a due liceali che avevano avvicinato i tavolini, avevano ricostruito come una specie di aula simbolica e si servivano la loro lezione. Quindi hanno avuto anche un po' di scuola, hanno avuto gli amici nascosti dentro la macchinetta e hanno avuto tantissima mamma e tantissimo papà, fino a doversi anche un po' riparare chiudendosi nella cameretta e dicendo adesso basta perché abbiamo fatto i tortellini, abbiamo fatto dolci. Il pane fatto in casa. Quindi allora intanto questi aspetti sono molto interessanti, c'è anche un'opportunità diciamo di maggiore introspezione, di maggiore riflessione insomma da parte dei ragazzi, anche di forse anche di maggior responsabilizzazione, anche in alcuni casi di diminuzione dei contrasti insomma con i genitori, con le figure insomma familiari. Da un punto di vista di scuola invece, secondo lei qual è stato l'impatto dell'insegnamento a distanza? E anche il fatto, un aspetto molto interessante che lei diceva nella chiacchierata che siamo fatti qualche giorno fa e che ha appena detto, tra l'altro, era l'aspetto interessante della per la prima volta la scuola entra dentro casa. Cioè, la prima volta abbiamo la scuola e la famiglia è come se lavorassero insieme. Cioè, la mamma si rende conto di che lezione fa il figlio o sente la professoressa parlare. Quindi un aspetto molto interessante anche dal punto di vista di rapporto famiglia-scuola che spesso vediamo essere anche conflittuale. Sì, sì, in effetti, da questo punto di vista mi è sembrata un passo avanti straordinario della scuola verso la famiglia, no? La scuola che, visto che la famiglia non può più uscire, allora entra, va, la scuola che va nella casa, no? Entra in cucina, in soggiorno, e se i figli lo consentono, il papà e la mamma possono assistere alla lezione. E questa è la violazione del segreto, più segreto dei segreti che la scuola abbia. Quando mai si è potuto capire cosa effettivamente, no, si dice dentro nell'aula, perché naturalmente i ragazzi non sono testimoni attendibili, il registro elettronico è burocratico ma non racconta bene cosa succede. Quindi penso che anche questa esperienza possa essere evolutiva, trasformativa, nel senso che può darsi che messa in questi termini, no? E cioè di cooperazione educativa, di sostegno alla crescita, di non lasciarli soli, no? Madre e professoressa, padre e professore possono trovare nuove forme di alleanza che non siano quella di andare a verificare come si insegna, se i voti sono giusti o non sono giusti, che sono altre questioni. Ma ci sono problemi educativi che sono caratteristici di questa adolescenza qua, che ha degli aspetti nuovi, complicati da decifrare. E io sono convinto che questa iniziativa qua della scuola, che avrebbe potuto essere anche, come dire, usata in modo molto innovativo, cioè inventarsi un modo, no, di insegnare che sia coerente col nuovo strumento che usi. Invece le testimonianze che ho raccolto sono quelle di lezioni proprio classiche, interrogazioni, valutazioni, cioè proprio una somiglianza con la scuola reale, poi esagerata, perché già che c'eravamo, già era una roba effimera, almeno si pensava, poi in realtà è durata 100 giorni e tuttora dura, no? E chissà mai se potrà riprendere normalmente. Quindi anche qua vedo degli aspetti positivi, oltre al fatto che indubbiamente sono state delle rinunce dolorose per i ragazzi, non poter vedere i loro amici, per i professori non averli lì davanti, non poter vedere le loro faccine, eccetera, eccetera, non poter controllare, non poter fare compiutamente il proprio lavoro, almeno così ad alcuni credo che sia sembrato. Però nel frattempo erano in casa, erano nel soggiorno e poteva essere che la mamma e il papà fossero seduti sul divano anche loro ad ascoltare la storia
e la geografia. Bellissima questa immagine, mi piace molto perché mi ricorda un po' insomma, quando si vedeva in televisione che insomma, tutto nel periodo del dopoguerra, poi c'erano le lezioni che si facevano del professore di turno che insomma, insegnava ai ragazzi, insegnava agli adulti, quindi c'era veramente la scuola che entrava in casa da questo punto di vista, in tutta la, diventava quasi una questione di comunità, insomma, non solo di individuo. Lei ha detto delle parole bellissime, una di queste che è molto indicativa è quella di cooperazione educativa, che mi è piaciuta molto. L'aspetto un pochettino sul quale volevo parlare con lei è riguardo ai ragazzi. Secondo lei i modelli, diciamo, di ispirazione dei ragazzi sono mutati rispetto agli anni passati o no? Lei ha detto prima la figura della mamma postmoderna, la figura del padre che è venuta meno rispetto al passato. Quali sono i modelli educativi dei ragazzi e quali sono, se hanno bisogno i ragazzi, di modelli educativi? Ma c'è stata una modificazione, un cambiamento che ha reso tutti quanti, ha disorientato un po' gli adulti che hanno a vario titolo, no? Una relazione con il mondo dei ragazzi, con gruppi di ragazzi. Cioè effettivamente la crisi del patriarcato, diciamo, nella famiglia, nella scuola, si è risolta così. Non c'è più regola, no? Cioè la regola è meno importante della relazione. Cioè il padre pensa che sia più importante offrire più relazione e meno regole, e semmai le regole devono essere funzionali allo sviluppo della relazione e non per oltraggiare o impedire lo sviluppo della relazione. Un padre e un figlio che non si parlano più sono sconfitti, soffrono tutti e due moltissimo. E allora, insomma, bisogna mantenere questa relazione. E la mamma postmoderna ha bisogno che il figlio non sia troppo dipendente, che quindi sia un figlio autonomo, capace, competente, insomma popolare, no? Che se la goda la scuola, che si goda il successo scolastico, ma anche il successo sociale, eccetera, eccetera. Quindi tutti e due spingono perché il figlio sia se stesso e non quello che vuole la scuola, quello che vuole la famiglia. Meno regole, più relazione. Quindi è come se fosse più importante il sé, la relazione del sé, la creatività del sé, il talento originario, come se la scuola dovesse servire a tirar fuori la capacità, il talento, non a mettere dentro delle robe che possono servire, forse sì, forse no. E in tutti i casi la sponsorizzazione massiccia che i genitori fanno col loro figlio unico ha sicuramente un effetto importante nel favorire lo sviluppo, insomma, di un'aspettativa poi di successo, di affermazione, di visibilità che non è così facile da realizzare, soprattutto le scuole medie, che è il campo di battaglia dove soccombono un sacco di bambini prodigio e che si trasformano proprio veramente in larve. Quindi il cambiamento è importante, è cambiato tutto nel nostro campo, nel campo per esempio della sofferenza. Non della sofferenza psicologica, c'è una quota per forza di cose di ragazzi che soffrono, come sempre è successo. Forse adesso la vediamo di più, forse la quantità ci sembra più abbondante che in passato, ma è la qualità che è cambiata, perché una volta i ragazzi dovevano vedersela con la paura del castigo, con la colpa, l'inferno, il peccato, eccetera. Adesso in tema di un clima di liberazione dei costumi sessuali, è chiaro che la colpa insomma, è secondaria rispetto invece all'altra dimensione, quella della vergogna, cioè quella di non essere all'altezza, non essere delle belle persone, belle anche esteticamente, ma non è un caso che le più gravi catastrofi che possono tormentare l'adolescenza attuale sono i disturbi della condotta alimentare che girano attorno alla vergogna del proprio corpo femminile, no? Oppure il ritiro sociale di Hikikomori, che vanno a nascondere il corpo come se il corpo non dovesse essere visto mai più da nessuno, eccetera, per non parlare dell'aumento delle condotte autolesioniste, del suicidio, eccetera. Cioè, questo corpo che è visto non più come il corpo della colpa, come una volta, ma come il corpo che può essere oggetto di vergogna, perché è l'involucro che gli altri vedono, e sto involucro comunica veramente i valori che ci sono dentro il cuore e la mente del ragazzo oppure no? E questo è il problema che apre scenari veramente a volte molto tormentati, che si prolungano nel tempo. E la vergogna è una bestia più difficile da controllare della colpa. La colpa
bastava confessarsi e chiedere perdono e insomma si tornava a essere degli angioletti. Ma la vergogna è un'ammaccatura del sé, no? È il marchio proprio della vergogna, uno che ha perso l'onore, ha perso la bellezza, basta, bisogna ricominciare da capo. Di nuovo ha parlato di aspetti interessanti, quindi essenzialmente sì, il fenomeno dell'ikikomori soprattutto, che sappiamo ormai essere frequente molto anche in Italia, e non sappiamo se mai potrà essere anche questo aumentato eventualmente anche da questa, diciamo, viene chiamata sindrome della tana, cioè il fatto di ormai essere abituati a stare dentro casa, nella propria comfort zone, e quindi essere ancora più reticenti forse a riprendere la vita quotidiana. E disturbi del comportamento alimentare, anche questo è un aspetto molto interessante. Quali sono, secondo lei, quindi, diciamo, questi sono gli aspetti, e anche il suicidio, tra l'altro, ovviamente, che ha riferito. Questi sono, secondo lei, gli elementi psicopatologici maggiori, cioè i rischi maggiori anche per gli adolescenti di adesso? Ci sono delle differenze, come erano in passato, forse di più tra maschi e femmine in questo? E quali sono i fattori di rischio maggiori? Di certo i fattori di rischio di natura sociale, di natura culturale, quindi vi ha parlato giustamente del senso di vergogna, di non essere all'altezza probabilmente delle aspettative della società. Quali sono i fattori di rischio, insomma, per questi aspetti, magari i fattori di rischio anche familiari, se ci sono? Io ricordo nei miei studi, diciamo, un po' passati, probabilmente non così tanto approfonditi, di psichiatria, che spesso anche la figura del disturbo del comportamento alimentare erano molto legati anche alla figura materna, insomma, anche iperperfezionista materna, ricordavo questo. Quali sono, secondo lei, quindi i fattori di rischio maggiori per questo tipo di disturbi dell'adolescenza, e quali sono ovviamente i modi per poterla poi cercare di arginare, se possibile? Ma vede, l'aspetto sorprendente di due queste condotte è la loro diffusione quasi pandemica, no? E poi trasversale, no? In tutta Europa, in America, in Oriente, Giappone, Corea, sono, no? 1 milione in Giappone, cioè questi ragazzi che si ritirano, che spariscono non solo dalla scuola, ma da tutto, da qualsiasi attività, eremiti, metropolitana, chiusi nella stanzetta, ma neanche più i genitori li vedono perché socchiudono, vivono di notte, eccetera, eccetera. E queste ragazze che veramente non ci aspettavamo di vedere dopo la liberazione del corpo dalla colpa, e la scomparsa dell'isteria, pensavamo che si potesse anche festeggiarlo sto corpo femminile, invece no, è diventato il bersaglio preferito di un esercito di ragazzine che rischiano davvero di ucciderlo sto corpo, affamandolo, provocando disastri a un punto di vista ormonale, degli elettroliti, eccetera, eccetera. E allora come mai? Perché? Perché è chiaro che allora non basta la mamma per fare un disastro del genere, ci vuole la società, ci vuole la cultura, no? Ci vuole un marchingegno rispetto al quale le anoressiche da un lato e gli hikikomori dall'altro dicono no. Allora, cosa dicono no? I ragazzi, è più chiaro, dicono di no quantomeno alla competizione che c'è nel gruppo maschile e nella scuola, no? E si isolano e ritrovano in internet la possibilità di essere audaci, guerrieri, con il loro avatar, ne combinano le ricotte di cruda, eccetera. Per le ragazze è un po' più complicato e anche più dibattuta la faccenda. Io ho l'impressione, credo fondata, che sicuramente il loro no sia a una femminilità passiva, dipendente, che cerca di conquistare il potere rendendo dipendente un maschio attraverso le curve del corpo, accendendo il suo desiderio. Ecco, questa è una cosa che non riesco a vederne. Beh, nelle anoressiche non se ne parla proprio di una prospettiva di questo genere, che lotta disperatamente contro un corpo femminile, cioè pieno di curve, di rotondità, seduttivo, che vagamente erotizza le relazioni, eccetera, no? Ma neanche la maternità sembra essere accettata. E quindi ragazze libere, indipendenti, che vogliono realizzare il sé, ma senza il maschio, lo vogliono realizzare con la mente, col cervello, con le capacità, con lo studio, con la professionalità. Ecco, le partigiane di queste sono le anoressiche, che lo fanno sul serio, no? Sono le prime della classe, pensano solo a, Nello no? sport, spesso anche nello sport, anche le prime, sì, Una certo. resistenza assolutamente
che battono i maschi in quasi tutti gli ambiti in cui si cimentano, quindi finché dura, perché dopo se non dai da mangiare al corpo non dai da mangiare neanche al cervello, quindi anche il cervello non le sostiene più. Quindi bisogna che la radicalizzazione di questa scelta, che fa star bene, perché le ragazze anoressiche stanno benissimo per un lungo periodo e anche gli tumori stanno benissimo, motivo per il quale noi li vediamo qua molto raramente ed è una battaglia riuscire ad avvicinarli con varie strategie. Quindi insomma questo è un cambiamento importante. Certamente la famiglia lavora a favore della diffusione di problemi di questo genere, perché lavora a favore del più dello sviluppo di robe narcisistiche piuttosto che edipiche, no? Quindi abbassa la conflittualità col padre, soprattutto in adolescenza, non si uccide più il padre simbolicamente, il padre disarmato, lo si tenga conto perché poi deve finanziare tutta una serie di imprese, per cui è meglio tenerlo lì. E la madre è molto favorevole all'autonomia, non è? Però, e quindi favoriscono una rappresentazione di sé più narcisistica che colpevole. Quindi insomma dopo bisogna fare i conti col fatto che come tutti i bambini prodigio, se il prodigio non lo fai vai in depressione, ti senti un verme, sei un fallito, e quindi effettivamente si capisce perché poi ci siano queste rappresaglie nei confronti del corpo, no? Perfetto, molto interessante anche questo, e già ho altre domande da porle, però intanto stanno arrivando altre domande da parte del pubblico molto interessanti, quindi inizio a farne qualcuna di queste. Una interessante che ci porta Valentina Cardinaletti, ci chiede se ha notato un aumento del bullismo via social in questo periodo. Questo argomento mi riporta ovviamente al bullismo in generale e al cyberbullismo, che sappiamo essere una delle pieghe, diciamo, che di cui sentiamo molto parlare nell'ultimo periodo. Il bullismo evidentemente c'è sempre stato, ora ci dirà lei se di più o di meno, di certo questo in forma diversa, quindi quello del cyberbullismo. E poi mi dà là per fare anche un'altra domanda, sempre riguardando diciamo il bullismo social, ma in maniera diversa. Purtroppo il mezzo, no? La comunicazione virtuale, i social in qualche modo istigano all'uso di un linguaggio che sottintende un comportamento tendenzialmente violento e distruttivo, certamente irriguardoso perlomeno delle regole del galateo, no? Quindi c'è questo artefatto che ci chiama in causa e dice: ma l'inconscio di questa macchina può darsi che sia così aggressivo da dover indurre tutti quelli che lavorano, che ci parlano dentro, no? Ad usare un linguaggio così saturo di violenza, di disprezzo, quasi di odio, eccetera. Quindi lì è difficile capire bene come l'uso di questo mezzo possa essere asservito a pratiche bullistiche, cioè di manipolazione violenta di un coetaneo che viene schiavizzato, perseguitato, umiliato, mortificato, eccetera, eccetera. In generale, però, questa esperienza di pandemia ha sorpreso proprio per la mancanza di proteste da parte dei ragazzi. Pensi cosa sarebbe successo se i ragazzi non avessero accettato né la chiusura della scuola, né la chiusura dei parchi, delle piscine, dei cinema, dei teatri, dei luoghi di incontro. Avessero fatto assieme tutte le sardine del mondo colossali manifestazioni contro il lockdown, eccetera. Nessuna protesta. E all'interno delle comunità per adolescenti dove lavoro siamo rimasti veramente molto, molto colpiti. Ci aspettavamo veramente di dover metterci in guardia rispetto all'eventualità di suscitare i conflitti, sempre, tutto il giorno, chiusi lì, senza nessuna possibilità di uscire, mediare con la società circostante, non niente di tutto questo, attività proattive, cioè, di identificazioni. C'è la scoperta del valore dell'intimità, della confidenza, dell'appartenenza, e anche la scoperta del volto umano degli educatori, con i quali non sempre i ragazzi delle comunità hanno dei rapporti facili, perché gli educatori devono naturalmente far rispettare le regole, soprattutto nelle comunità per i ragazzini antisociali, ma anche nelle comunità dove lavoro io, che sono comunità socioeducative miste di maschi e femmine. Ci aspettavamo vari tipi di complicazioni, niente di tutto questo. Quindi
è strano l'effetto che ha avuto questa pandemia, come se ci fosse troppa tristezza in giro per poter permettersi di protestare, no? E questo ha tirato fuori questo contatto con parti più intime, più confidenziali, più tenere, più commosse, più partecipi, più solidali, eccetera. Il bullismo rimane una pratica legata ai codici culturali della società in cui viviamo, dove se devi riuscire a farti rispettare, devi riuscire a esercitare il potere come dominio, e questo passa poi come modello di comportamento, e un ragazzo che non si fa rispettare non è rispettato secondo lui, e quindi deve fare come dire il brutto tempo, lo chiamano così, no? Fare brutto, e cioè e quindi, ma non mi sembra che si possa dire che si possa, può darsi però, perché dai social possono arrivare notizie invece di questo tipo, cioè che ci sia un avvitamento verso l'alto della comunicazione aggressiva e soprattutto della persecuzione bullesca come pratica, così come svago, no, di gruppi sia femminili che maschili che si divertono, no, a perseguitare una loro coetanea come fanno normalmente anche senza la pandemia, ma che non sapendo cosa fare, no, ma non ho notizie di questo. Quindi ovviamente di certo fanno più leva anche loro e peggiorano ancora di più, potremmo dire, il senso, quindi magari lo ingenerano anche quando non è presente, il senso di vergogna, ritornando al discorso di prima dei ragazzi, quindi di non essere anche all'altezza da un punto di vista sociale delle vittime del bullismo. Questo aspetto, che tra l'altro è molto interessante, io ho anche molte amiche che sono professoresse, che spesso hanno difficoltà a relazionarsi con questo tipo di dinamiche, spesso anche con i genitori, anche con i genitori dei ragazzi che in realtà sono gli aspetti attivi, diciamo, del bullismo. Quali secondo lei possono essere le problematiche relate anche familiari, se ci sono? Lei ha detto ovviamente che i ragazzi sono una sorta di spugna da questo punto di vista, cioè assorbono il modello che in questa situazione per loro è un modello vincente, cioè quello di essere, di aggredire in tal senso e di sovrastare per farsi rispettare. Ovviamente anche in questo caso loro possono subire, quindi da questo punto di vista, non solo la società ma anche gli aspetti familiari, parlo di quelli attivi, di quelli, insomma, che fanno bullismo. Ricordiamo spesso anche, come riprendendo anche la dinamica di gruppo, gruppi femminili, spesso solo femminili, gruppi maschili, quindi anche fomentati e, diciamo, protetti anche delle dinamiche del gruppo, probabilmente. Ci giocano dentro diverse componenti, no? Il fatto che il bullismo non è un fenomeno individuale, è un fenomeno, è un comportamento di gruppo. Piccoli gruppi militarizzati, molto coesi, familiarizzati con un livello di intimità, di confidenza, di appartenenza, per cui quell'appartenenza, quel gruppo regala valore, e quindi questo gruppo deve compiere imprese che in qualche modo abbiano una risonanza, eccetera, eccetera, decolpevalizzando assolutamente i singoli componenti del gruppo, che mai poi mai si sentiranno in colpa di quello che il gruppo, secondo loro, non loro, il gruppo, loro, no? Quando la mattina dopo andiamo a prenderli a casa alle 5 del mattino assieme al brigadiere, no? Lui dirà: io, sì, c'ero anch'io, ma loro hanno fatto, no? Ma guarda che se tu c'eri è come se l'avessi fatto tu in persona. E questo effetto di decolpevolizzazione favorisce, insomma, lo sviluppo di queste bande, che se bande minorili, che non sono bande minorili come le intendiamo abitualmente e come si sono sviluppate in tutti gli altri paesi, grandi metropoli europee, nordamericane, eccetera, le bande minorili controllano il territorio, lo spazio della droga, il traffico delle armi. Le bande minorili sono una realtà molto complessa, basta pensare alla banlieue parigina, eccetera, eccetera. Da noi le bande minorili hanno questa caratteristica, no? di diventare, quando si trasformano da bande di amiconi che si incontrano per condividere il gioco, eccetera, invece per condividere il male, cioè il far male, diventano un po' paranoici, quindi vanno in cerca del nemico o della vittima. Se vanno in cerca del nemico succede la rissa, cosa purtroppo molto frequente, soprattutto adesso, che i ragazzini sudamericani hanno reimportato l'uso dei coltelli, che da noi era stato abolito. Quando ero ragazzino si usavano ancora un po' i temperini, ma poi sono spariti. Invece adesso, di nuovo, lei col coltello, che è sempre una questione molto pericolosa.
e poi vanno in cerca della, del persecutore oppure della vittima, e lì sono problemi gravi per la vittima dei bulli. Allora, avere una vittima abituale, no? A portata di mano, per cui ci si incontra, il divertimento diventa perseguitare la vittima. Perseguitarla non in termini proprio di una persecuzione vera e propria, ma perseguitarla nell'agorà dei social, no? Ipotizzando che l'intero mondo assiste all'agonia della malcapitata o del malcapitato, di cui si raccontano nefandezze o si mettono in onda nefandezze paurose che portano al suicidio. Perfetto, mi ha dato un assist bellissimo, perché questa era l'altra domanda che volevo farle riguardo a questo, parlando di persecutore, vittima e anche da questo punto di vista anche una sorta di decolpevolizzazione che si ha non solo come dinamica di gruppo fisico, ma anche magari, spesso la vediamo anche nelle proteste o anche il fatto anche scrivendo sui social, spesso le persone si sentono decolpevolizzate dall'azione che stanno facendo, fanno tutti i leoni, potremmo dire, spesso si dice cosiddetti leoni della tastiera, poi una volta che vengono additati, che vengono individualizzati, diciamo, come se non si rendessero conto della gravità di quello che hanno fatto. L'assist è questo, revenge porn, che è un'altra dinamica, diciamo, che vediamo molto frequente, spesso anche negli adolescenti, che anche questa abbiamo sentito nei casi di cronaca aver portato spesso a suicidi, non solo negli adolescenti, ma anche in soggetti più adulti. Che cosa ci può dire riguardo questo aspetto? Quali sono ovviamente, è una conseguenza ovviamente forse anche di una modalità differente di sessualità anche nei giovani, quali sono i rischi e quali sono le sue riflessioni riguardo questo fenomeno? Eh sì, sono i rischi, è uno dei rischi connessi all'uso nell'intimità, nella confidenza, nella vicinanza, nell'esercizio della sessualità di internet, no? Internet arriva e, come dire, favorisce la spettacolarizzazione, la memorizzazione, che sono due caratteristiche della macchina. Memorizzo tutto quello che succede, di modo che ce lo possiamo rivedere io e te in santa pace, e risperimenteremo l'eccitamento, il piacere, eccetera, eccetera, e al tempo stesso possiamo spettacolarizzare. Visto che siamo i primi attori dell'evento, possiamo rendere l'evento particolarmente scabroso, hard. Noi normalmente non lo ricorreremo all'uso di questi strumenti e questi movimenti, ma visto che stiamo registrando il tutto e che probabilmente ce lo rivedremo noi o lo faremo rivedere gli amici più intimi, cioè, da qui in poi il fatto che tutto questo venga memorizzato espone al rischio tremendissimo che, siccome le relazioni affettive giovanili sono di breve durata, quando poi si interrompono, come nel divorzio fra gli adulti, ci sarà l'uso improprio del materiale che doveva rimanere segreto, aperto dalla segretezza, eccetera, e che invece viene o vendicativamente o ricattatoriamente o per esibizionismo giovanile mandato in onda, realizzando un reato gravissimo, no? Di cui non i ragazzi non si rendono conto, ma quando poi la polizia postale viene a sapere, indovina, la situazione si fa grave, il processo è penale, eccetera. I casi che ho trattato io erano di una ingenuità veramente commovente, no? Veramente questi spogliarelli, no? E lasciarsi fotografare mentre si fa la danza dei sette veli, e quindi si cerca di favorire il massimo dell'eccitamento del proprio partner. È una cosa commovente, soprattutto quando l'età è bassissima, insomma, no? Sono ragazzine piccole, allora esordio, stanno realizzando condotte di prova, però per loro può essere importante verificare se sono eccitanti, no? Se sono desiderabili, se la loro nudità offerta gradualmente a spizzichi e a bocconi ha qualche effetto sul maschio oppure no. Loro temono di no e verificano che invece il maschio va in visibilio, come era ampiamente prevedibile. È una cosa che viene da molto lontano, da sempre, anche ben prima della modificazione dei costumi sessuali, fra maschi e femmine molto piccole all'inizio della loro carriera sessuale, c'è questo tentativo di ottenere di più, vedere di più, mostrare di più, no? C'è un problema della nudità, eccetera, c'è sempre stato. In tempi antichi si arrivava a un punto invalicabile, poi questo punto invalicabile è stato superato d'amblè,
adesso siamo in questa situazione qua. Certamente internet viene in soccorso di questa strana componente, che è una componente che fa parte dell'erotismo giovanile, no? Di poter rivedersi, di poter rispecchiarsi, di potersi fotografare mentre si compie l'atto sessuale. Rimane a futura memoria e può avere una commercializzazione che lambisce l'area del penale. E quindi, insomma, io ho visto interventi molto complicati, perché di padri anche molto potenti socialmente, che hanno cercato di fare in modo che le robe compromettenti della figlia, compromessa ma veramente innocente come una santerellina, sì, un po' furbetta, ma insomma niente in tutto, una roba normale col suo ragazzo, questo e altro, ma insomma poi si riesce a bloccare la situazione, ma è molto complicato, difficile, e le conseguenze possono essere veramente molto distruttive, perché quella è incitazione al suicidio, c'è poco da dire. Allora, intanto, prima di farle io altre domande, qualcun altro ci fa ancora qualche domanda, sempre sulla pandemia e sulla sindrome della tana, di cui parleremo anche alla fine, magari come conclusione, focalizzando ancora sulla pandemia. Infatti Federica Maroni ci chiede poi che suggerimenti può dare, che si può dare per superare questa sindrome della tana. Poi questa sarà la domanda che le farò soprattutto alla fine, se magari c'è bisogno di una piccola desensibilizzazione un po' di tutti, graduale. Altre due domande che volevo farle, sempre riguardo ai rischi anche per gli adolescenti, anche un po' alla parlando anche forse anche successivamente anche di educazione alla sessualità da parte dei genitori, che è un aspetto diciamo ancora molto, molto importante, che non so quanto poi in realtà sia potuto cambiare rispetto agli anni passati. Le dico ridendo, davo un'occhiata su Facebook oggi e mi rendevo conto che c'era una pagina che aveva moltissimi mi piace, dove si diceva imbarazzo totale di genitori e figli guardando una scena erotica di un film del quale non ci si aspettava. Questo aspetto, per esempio, è un aspetto ancora ritengo molto molto vero. Riguardo all'educazione della sessualità dei ragazzi, come dovrebbe essere fatta, quando dovrebbe partire, in che modo relazionarsi? Di certo non penso che esista una regola fissa, penso che sia sempre adeguata anche al tipo di relazione che si ha in famiglia. L'importanza, se è importante avere un'educazione della sessualità, cercando di evitare di mettere la testa sotto lo struzzo, come spesso si può fare, o insomma si può essere tentati di fare. E questa è una domanda che voglio fare, e poi la successiva invece insisterà un po' più su aspetti, diciamo, di nuove dipendenze, di droghe, ma soprattutto nuove dipendenze, magari le dipendenze tecnologiche nei ragazzi. In linea di massima, la liberazione di costumi sessuali ha indotto la cultura della madre, la cultura del padre, ad essere molto ospitali nei confronti del partner o della partner della propria figlia. E insomma, questa cameretta cambia completamente d'uso, no? Invece che essere la cameretta dove si fanno i compiti, si affrontano i compiti fondamentali della vita, e la mamma cambia le lenzuola e anche gli asciugamani, ma è ben contenta tutto sommato che i ragazzi dormano al sicuro, anche perché la stabilizzazione della coppia ha una funzione preventiva nei confronti delle malattie a trasmissione sessuale, AIDS compresa, e quindi tutto quello che stabilizza, familiarizza, no? E questo è un cambiamento radicale, perché una volta la presentazione in famiglia della propria sessualità era veramente un evento assolutamente imprevedibile. Era ovvio che se si presentava il proprio amico o la propria amica, si presentava anche la propria sessualità, ma era talmente rimossa la faccenda che sembrava che si presentasse la simpatia, la sua provenienza dinastica, il suo successo scolastico. Nello studio, certo. E non il proprio desiderio. Quindi insomma è cambiato molto la cosa, ed è questo che però, come dire, è l'insegnamento fondamentale della società, perché le tecniche eccetera, queste oramai bambini di 5-6 anni possono tenere lezioni alla Sorbona sulle procedure, no, della sessualità e sul significato, ma sul significato affettivo, etico, no? L'etica affettiva, la qualità della relazione, il significato della sessualità, se viene in qualche modo, come dire, beatificato dalla famiglia, che è un cambiamento normativo molto importante, perché la sessualità in famiglia non è dichiarata, no?
la cosa più impensabile è che la mamma faccia sesso. Allora, se invece si fa, si tira su il sipario, no, in famiglia, tutti fanno sesso, ore diverse, con ritmi diversi, ma tu dirai piccoli, medi, grandi, insomma, praticamente è il posto più comodo, ecco, è dotato di tutti i servizi igienici, di tutti i comfort. Ma è un significato, no? Significa festeggiare e celebrare, consentire, no, la formazione di coppie molto giovani, no? Molto precoci, che vengono in vacanza assieme, vengono in campeggio assieme, passano il sabato e domenica assieme, li si lascia, gli si consente all'inizio con l'impressione di fare un sotterfugio, ma poi in realtà come prassi consolidata. Questo è un pezzo molto importante, perché vuol dire che la sessualità adolescenziale non è più peccato, no? Non è più colpa. Quindi il problema dell'educazione cambia completamente, perché diventa il problema dell'educare alla relazione con l'altro sesso, no? E quindi le ragazze come guardano i maschi e i maschi come guardano le ragazze, e poi c'è tutto il problema dell'omosessualità, della insoddisfazione nei confronti del proprio corpo, del bisogno di cambiare genere. Insomma, da lì in poi, visto che i ragazzini sono stati incitati dai genitori a dire sì, te stesso, te devi prendere sul serio quello che senti dentro di te, come robe autentiche, le tue cose. E beh, ma in adolescenza si sentono tante di quelle voci, tante di quelle propensioni che una volta non si sentivano, perché appena comparivano il superiore le azzittiva e non potevano arrivare alla consapevolezza. Invece adesso arrivano, vengono prese sul serio, e quindi sono parecchie le ragazzine che alla fine di un colloquio, quasi sulla porta di uscita, mi dicono: ah, volevo dire, professore, che sono bisessuale, cioè a me piace molto sia baciare i maschi che le femmine, va bene, auguri, ciao, poi ne parliamo, ma non è un problema. Ok, molto interessante anche questo, infatti avremo modo, avremo piacere anche di veramente di organizzare magari qualche altro incontro proprio su questi aspetti, anche questi legati ovviamente anche alle dinamiche di bullismo e anche alle relazioni familiari e a tanti aspetti interessanti. L'altra domanda era proprio questa, in realtà su queste nuove dipendenze, intese un po' come le dipendenze, diciamo, tecnologiche, sia delle cosiddette vecchie dipendenze, se così le possiamo chiamare, insomma, essenzialmente quelle legate alle sostanze di abuso, fumo, diciamo alcol, ma soprattutto anche droghe, quindi droghe leggere, ma anche droghe, diciamo, pesanti, come sappiamo, spesso anche di facile reperibilità. E l'aspetto, insomma, delle nuove dipendenze, insomma, quelle legate alle dipendenze tecnologiche, sia da un punto di vista di giochi, sia da un punto di vista di relazioni. Abbiamo circa ancora 10 minuti, quindi intanto le faccio queste domande e chiedo anche al pubblico se nel frattempo vuole farci pervenire qualche altra domanda, avremo piacere di porgliela. Qual è la sua idea, insomma, su questo? Se i rischi sono aumentati, sono diminuiti, se sono mutati ovviamente rispetto agli anni passati, e se rappresentano dei rischi davvero o no, parlo essenzialmente delle dipendenze tecnologiche. Ma guardi, è una battaglia educativa, etica, che abbiamo veramente perduto, quello nei confronti dell'uso delle sostanze, no? Che si stanno diffondendo sempre di più a tutti i livelli, sempre più precocemente, eccetera eccetera. Per fortuna questa generazione ha messo al bando l'ago, che consentiva di trasmettersi, oltre al piacere della droga, anche il virus, anche le malattie diciamo, sì, ecco, il virus dell'AIDS, non questo qua più recente che si trasmette anche con l'epatite C, anche l'epatite C per esempio, che cavalcava l'epatite B prima del vaccino, quindi sì, ricordiamo bene. Le dipendenze tecnologiche sono complicate, perché quella che mi colpisce di più è la ludopatia, cioè proprio il gioco d'azzardo, no? Cioè il fatto di aver potuto avere una macchina che consente di organizzare un casinò nella cameretta, no, dove si può puntare assieme agli amici, insomma, far passare una serata al casinò, ovviamente rende dipendenti. Se questa dipendenza dà delle soddisfazioni, e quello che succede in adolescenza è che viene radicalizzata, no? Tutto quello che risolve un problema di solitudine, di povertà, di isolamento, di noia, eccetera, se è risolutivo, come per esempio i cannabinoidi, soprattutto assieme a qualche birretta, allora il problema è che viene radicalizzato. E questo, se noi riuscissimo a capire
quando bisogna intervenire prima che si radicalizzi, perché quando la roba si radicalizza, sta birretta diventa abituale, diventa la compagna di strada, e vede i ragazzi che girano per strada con la birra da una parte, sono tutti in qualche modo tossicodipendenti, che si consolano con un po' di birra. È una battaglia che abbiamo perso, e credo che questo dipenda dal fatto che si è passati, cioè il mercato della droga è veramente ricchissimo, e quindi ha potuto fare una campagna spietata, ha abbassato i prezzi, ha irretito un'intera generazione, quei prezzi bassi, poi li ha alzati, quando ha creato un numero sufficiente di dipendenti abituali, che quindi costituiscono il loro consumatore abituale, hanno cambiato politica, eccetera, quindi adesso siamo veramente in difficoltà. Fortunatamente quello che effettivamente hanno, non tutti per carità, ma insomma qualcuno riesce ad avere un certo controllo, quindi cambia l'uso, ma già cambiare vuol dire che non dipendi da una sostanza, dipendi dalle sostanze, già meglio che non dipenda dall'eroina, dalla cocaina, dall'anfetamina, dal crack, eccetera. E poi di farne un uso ludico, ricreativo oppure prestazionale, no? Come la cocaina. E questo passaggio verso l'uso di droghe prestazionali la dice lunga sul fatto che adesso non è più questione di sognare, fare sie che possono essere detto dai propri coetanei, ma il fatto di trovare tutto divertente a basso prezzo, senza rischiare granché, le sostanze ti vengono portate praticamente a casa meglio dell'essere lunga, insomma è tutto diventato troppo facile, molto facile, e abbiamo perso tutte le battaglie, il controllo, la prevenzione, l'educazione, eccetera. Questa generazione non pensa che i cannabinoidi siano una droga, no? E finiremo per legalizzare e legittimare l'uso dei cannabinoidi, che devo dire non sono proprio così leggeri, sono leggeri perché sono, ma non è facile smetterla di usarli, eh? Ci sono degli adulti che continuano assieme ai figli adolescenti a fumarsi la loro canna la sera intanto che guardano la partita di calcio, non è propriamente educativo e neanche molto sano, quindi leggero sì, ma insomma se poi uno sono sostanze che creano dipendenza, io troppo leggere non penso che siano. Comunque è una battaglia persa educativamente, e il contesto sociale che chiede prestazioni, chiede di divertirsi, chiede di socializzare, vai con la movida eccetera eccetera, o vai con le prestazioni eccellenti in tutti i campi, e allora è chiaro che la società del narcisismo favorisce di avere, cercare di avere prestazioni a costi quel che costi, anche facendosi di coca tutta la notte. Bellissimo, bellissimo questo aspetto, e mi piace sempre il suo ripetere questa società del narcisismo che vediamo essere legata a quasi tutti gli aspetti patologici, più o meno patologici, di ragazzi, di adolescenti, ma non solo. Un'altra domanda che ci è pervenuta intanto è, parlando di giovani adulti che non ne vogliono sapere di lasciare la propria casa e i propri genitori, cosa ne pensa di Maria Eugenia Maracci? Questa sorta, diciamo, di sindrome del nido, forse, diciamo, della tana, ma è esasperata. Cosa ne pensa? Da cosa può essere dovuto questo? E qual è la sua idea, se può essere contrastato in qualche modo? No, fatto salve le difficoltà oggettive, no? A trovare lavoro e valore. Economiche, certo, sì. Eccetera, eccetera. Però è vero che c'è un numero importante di ragazzi, giovani adulti, 21, 22, 23, 24 anni, che sono letteralmente spiaggiati, no? Nella terra di nessuno, fuori dal lavoro, fuori dallo studio, fuori dalla ricerca del lavoro, no? In un'ostinata negazione della dimensione del futuro. Ragazzi che fanno l'identico, riescono a rendere uguali tutte le giornate fra di loro, ripetendo all'infinito sempre la medesima battuta, il medesimo rituale, il medesimo percorso, il medesimo piccolo e banalissimo divertimento, ma non credono più all'esistenza del futuro, quindi non si allenano, non lottano, non combattono, eccetera. Da cosa derivi questo? La faccenda è molto complicata, ma dal fallimento dell'adolescenza, un'adolescenza non conclusa, no? Che non porta a consegnare al sé sociale
no? Che è una potenza che abbiamo ognuno di noi nella nostra mente, che a un certo punto va al potere e dice: ragazzi, zitti, adesso qua io devo studiare seriamente perché devo fare l'università, devo lavorare, c'è una relazione stabile, quindi se permettete, meno gruppo, più coppia e più scuola, e più, no, più dovere, eccetera, eccetera. Quando questo non succede, quando il senso sociale è fatiscente, è incerto, una facoltà poi si cambia, un'altra facoltà non si fa nessun esame, non si può, faccio un anno sabbatico, faccio 6 mesi in Inghilterra così almeno studio l'inglese, ecco, basta. È la carriera, no? Di questa dolorosissima e direi purtroppo frequente. E così come si fallisce l'infanzia, si può fallire l'adolescenza. Il fallimento dell'adolescenza consegna alla fase del giovane adulto dei semi lavorati che non sono capaci di inserirsi nella società, se ne stanno lì a guardare in attesa di qualcosa. Purtroppo questo qualcosa avviene il giorno in cui decidono di fare 5 anni uno e di riprendere in mano il loro destino, ma per poterlo fare devono compiere un gesto violento, generalmente trasgressivo, qualcosa che illuda di avere il controllo e di avere il potere. Bellissimo anche questo, professore, io la terrei penso fino a domani, le faccio giusto l'ultima domanda, ecco una mia riflessione, e l'ultima domanda riprendendo quella che avevo fatto prima di Federica Baroni: che suggerimenti può dare per eliminare la sindrome della tana? Quella che abbiamo fatto riferimento prima, che le dico riguarda certamente la pandemia, ma insomma io ricordo anche nei miei periodi dei miei colleghi prolungati di preparazione di anatomia patologica e farmacologia, quando eravamo chiusi dentro casa per mesi e mesi, uscivamo solo a buttare l'immondizia ed era il momento più eclatante di tutto, effettivamente avevamo difficoltà, spesso alcune hanno anche sperimentato attacchi di panico uscendo mano a mano fuori di casa. Che suggerimenti può dare per contrastare questa sindrome della tana? Io credo che tutto ciò che è fuori dalla casa, la movida, la danza, il concerto, la musica, l'amicizia, il gruppo, la trasgressione, la notte, eccetera, eccetera, abbia dalla sua delle spinte che sono addirittura pulsionali, no? Che non tanto legate al principio del piacere, cioè la necessità di soddisfare il piacere, ma alla necessità di soddisfare la propria crescita, no? E quando si diventa grandi, si diventa anche molto portati a socializzare, a crescere, esplorare, viaggiare, andare in giro, eccetera. Quindi la tana, è chiaro che uscire dalla tana, io credo che molti dei miei colleghi resteranno nella tana, io stesso cercherò di conservare un 40% di lavoro nella tana, così non risparmio tempo, posso leggere di più, studiare un po' di più, prepararmi un po' di più o anche riposarmi un po' di più, e quindi la tana effettivamente crea dipendenza, è un archetipo della nostra formazione, no? Tornare dentro e stare dentro, sollevato dal peso dell'organizzazione, con tutti gli impegni, la competizione e soprattutto le terribili responsabilità, la paura di far male, la paura di nuocere, la paura di essere incompetente, via discorrendo. Ma credo che il fuori abbia una capacità attrattiva potentissima, soprattutto su questa generazione, quindi fra un po' li vedremo uscire dalla tana e dimenticarsi facilmente. Spero di no, spero che si portino dietro alcune delle scoperte fondamentali, no? Cioè l'importanza del dentro rispetto al fuori, l'importanza della relazione, dell'intimità, della confidenza e via discorrendo, e anche l'importanza di tenere basso il livello del conflitto. Non serve niente urlare e sbraitare, se si vuole realizzare qualcosa di interessante e positivo bisogna stare calmi. Bellissimo, professore, io mi sono quasi commossa, quindi diciamo che chiudo questo piacevole dialogo con lei chiedendole un pochettino una qualcosa su cui lei ha dato già risposta, cioè come stanno i nostri ragazzi. Cioè, ho visto recentemente un interessante documentario che è Selfie, che consiglio, che ha vinto anche il David Donatello, dove in realtà focalizzava insomma sulla vita degli adolescenti in una periferia di Napoli, che potrebbe essere periferia di Napoli come una periferia di qualsiasi altro posto. E gli aspetti salienti insomma che mi hanno interessato sono che in realtà diciamo i ragazzi mi sembrano uguali dappertutto, cioè che siano in periferia, che siano che siano in condizioni familiari di un modo o in un altro, in condizioni agiate o meno, cioè che il fulcro diciamo di questi ragazzi
sia più o meno uguale, simile, sia un fulcro in realtà fortemente positivo, come anche emerge anche dalla discussione con lei. Come stanno secondo lei, quindi, i ragazzi, che cosa hanno bisogno per poter realizzare bene il sé individuale, potremmo dire il sé sociale? Come potremmo aiutarli, come potremmo sostenerli? Guardi, prima di tutto è vero che i ragazzi si assomigliano tutti, sono i soggetti più globalizzati che ci siano sulla faccia della terra, consumano tutti la stessa bibita, ascoltano tutti la stessa musica, ballano la stessa danza e hanno usi e costumi che si assomigliano fra di loro. Addirittura usano le mode, il cosplay, eccetera, eccetera. Comunque, secondo me, i ragazzi stanno meglio di un tempo. Tutte le ricerche fatte sui ragazzi dimostrano che loro pensano di stare bene e non hanno grandi proteste. In pole position mettono la famiglia, prima di tutto la famiglia, e dopo naturalmente il gruppo, l'amicizia, l'amore, la coppia, ma poi c'è un posto di riguardo addirittura per la giustizia, eccetera, eccetera, cose sempre impreviste. È molto diverso se le ricerche vengono fatte su come stanno i ragazzi nell'ottica dei genitori o delle mamme, allora lì si apre l'inferno. Va bene, professore, io la ringrazio, è stato bellissimo per me e immagino anche per i nostri ascoltatori. Avremo modo di ospitarla con noi nel Festival della Salute Globale che si terrà a novembre e sarebbe bello, appunto, interessante anche organizzare un incontro tra lei e anche i giovani, parlando anche fra di voi. E la ringrazio perché voglio sottolineare anche come questa è una tematica importante da un punto di vista di salute globale. I giovani, ovviamente i giovani di adesso, quindi gli adulti del futuro, ma anche da un punto di vista di altre dinamiche che lei anche ha citato, prima di tutto appunto le comorbidità anche psichiatriche. Sappiamo che la salute mentale è una delle esigenze maggiori, delle pandemie potremmo dire maggiori da molti anni a questa parte, infatti in qualche modo la depressione di certo molto legate anche a questa società del narcisismo, ipotizzo, e quindi anche la salute degli adolescenti è un argomento fondamentale di questo, in quest'ottica, anche da un punto di vista di fattori di rischio e anche di fattori di rischio infettivi, abbiamo detto, ma anche fattori di rischio, diciamo, di addiction, di altri aspetti. Professore, grazie ancora, è stato un piacere per noi, non so se vuole dire chiudere lei con una sua riflessione. Grazie a lei, grazie a voi. E speriamo che sia effettivamente questo nostro incontro non contribuisca nel senso che lo determina, ma sottolinea e festeggia che effettivamente siamo fuori dal momento più difficile e adesso dobbiamo gestire gli effetti collaterali della pandemia. Aspetti positivi che lei ha citato. Sono molti aspetti positivi. Grazie ancora, grazie a tutti, ci rivediamo su Global Health Now. Arrivederci. A lei e grazie a voi tutti quanti, grazie. Grazie professore.